Direi che possiamo cominciare da quest'isola bellissima. Oggi andiamo a Mauritius, un'isola veramente una chicchetta dell'Oceano Indiano, veramente bella ed emozionante proprio ora vediamo. Allora, cominciamo come sempre dalla nostra bellissima cartina. Allora, quando parliamo di Mauritius e non delle Mauritius, come dice la maggior parte delle persone, parliamo di questa bellissima e meravigliosa isola che sorge all'interno dell'Oceano Indiano, a 900 km ad est, perdonatemi, da Madagascar. In particolar modo, parliamo dell'isola di Mauritius e non delle Mauritius perché appartiene all'arcipelago della Repubblica di Mauritius, che è composta, oltre che dall'isola principale, appunto Mauritius, anche da altre isole, come per esempio Rodrigues, che è questa che vedete qui. Ok? E poi abbiamo St. Brandon e Agalega. Ovviamente il comune denominatore di tutte queste isole è la presenza di spiagge da un bianco praticamente abbagliante, accecante, questo mare cristallino di un colore meraviglioso. Per quanto riguarda Mauritius, ecco, io metto sempre flash. Ok, per quanto riguarda Mauritius nello specifico, come sempre riportiamo qualche informazione utile per il viaggiatore. Allora, per raggiungere l'isola occorrono 10 ore di volo dall'Italia. Ovviamente ci sono voli charter, ma comunque anche molte compagnie di bandiera, come per esempio Alitalia, che operano voli diretti, quindi che offrono questi collegamenti diretti con partenza per esempio da Roma Fiumicino o da Milano Malpensa. E poi ci sono anche altre compagnie, come per esempio Emirates, che operano uno scalo su Dubai per poi raggiungere l'isola. Per quanto riguarda il periodo ideale, diciamo che le temperature sono gradevoli tutto l'anno, quindi è una meta che può essere scelta sia per le vacanze estive sia per una fuga invernale. Diciamo che il periodo che si consiglia maggiormente è quello della stagione secca, quindi aprile, giugno, settembre, dicembre, ma anche luglio, agosto sono dei buoni periodi. Quello che consigliamo è magari di evitare il mese di gennaio e di febbraio, dove le temperature sono molto alte, quindi il tasso di umidità è molto elevato e diciamo ci potrebbe essere il rischio di qualche pioggia. In particolar modo, per quanto riguarda, vabbè, la moneta, c'è la rupia mauriziana, la lingua ufficiale è l'inglese, ma sono molto diffusi anche il creolo e il francese. Come sempre, la documentazione che occorre è il passaporto con una validità superiore ai 6 mesi, non occorrono visti, non occorrono per l'appunto vaccinazioni. E il fuso orario, siamo a più 3 ore rispetto all'Italia, più 2 quando vige da noi l'ora legale, quindi anche da questo punto di vista diciamo una nota positiva, perché non c'è un grosso jet lag da dover smaltire una volta arrivati a destinazione. In particolar modo, e riprendo di nuovo la cartina, quando parliamo di Mauritius, parliamo di un'isola, di una vera e propria chicchetta, come dicevamo prima, all'interno dell'Oceano Indiano, quindi abbracciata dall'Oceano Indiano, che presenta, quelli che vedete appunto in rosso, tantissimi angoli di paradiso, tutti da scoprire. Infatti, diciamo, è una meta ideale, sia se, ecco, un'altra cosa che ci tenevo a precisare, si presenta come una meta ideale, sia se si tratti di una fuga, quindi una vacanza invernale o estiva di coppia, di una coppia che cerca per esempio il completo relax, il totale relax, sia se si tratti di una vacanza di famiglia, perché ci sono strutture alberghiere, come vedremo tra poco, che offrono ogni tipo di comfort anche per i più piccolini, ogni tipo di servizio anche per i più piccoli, quindi anche è l'ideale anche per una vacanza con bambini, ma è una meraviglia anche per quanto riguarda il viaggio di nozze, sia se la si sceglie come meta unica, sia se la si abbina ad altre destinazioni. Possiamo creare delle combinate straordinarie, pensiamo a un Dubai Mauritius o a un Sudafrica Mauritius o ancora un Giappone Mauritius, quindi anche da questo punto di vista si presenta come una meta molto dinamica che può contribuire a creare veramente un viaggio di nozze da sogno. In particolar modo, quando pensiamo a Mauritius, pensiamo, diciamo, a spiagge meravigliose, a un'isola circondata da una barriera corallina straordinaria, a fondali marini, quindi a una fauna marina straordinaria. È questo, ma non è solo questo, perché comunque
Diciamo che una delle caratteristiche dell'isola è la multietnicità. Nell'isola convivono appunto diverse nazioni, diverse etnie, quindi la maggior parte della popolazione è di origine indù, quindi tutti i sapori, sia in quelli che sono i colori culturali, sia in quelli che sono i sapori proprio gastronomici veri e propri, sono prevalentemente indiani, però ci sono anche delle minoranze cinesi, africane, britanniche, quindi tutto ciò fa in modo che l'isola si presenti in certo qual modo agli occhi del turista come un mix di popoli, un mix di colori, un mix di suggestioni e di sfumature. Quindi veramente è una meta che accoglie a braccia aperte il turista sin dal primo momento e regala a quest'ultimo delle esperienze, come vedremo, meravigliose. Però non è solo una meta adatta a coloro che è vero che si sa, cioè per eccellenza, l'idea che si ha di Mauritius è di spiagge meravigliose, di un arenile spettacolare, ma non è solo questo. È adatto sia a coloro che vogliono staccare la spina dalla civiltà e dalla realtà e quindi rilassarsi e perdersi in questi paradisi, sia per coloro che hanno uno spirito un po' più wild, un po' più avventuristico. Come possiamo vedere, è una meta ideale anche per gli amanti del trekking. Quindi o decidiate di rilassarvi e di dedicarvi alle attività acquatiche e marine, o decidete, diciamo, di esplorare tutta quella che è la zona, tutti i principali punti di interesse, è una meta nella quale di sicuro non vi annoierete. Ecco, questo è un po' il senso. E cominciamo un po'. Ecco qua, riprendiamo la nostra cartina, quindi veramente si presenta come un tripudio di divertimento, di relax, sia che si scelga in inverno sia in estate. Cominciamo questo tour dell'isola andando a scoprire quelli che sono i principali punti di interesse, cominciando come sempre da quella che è la capitale, Port Louis. Allora, Port Louis la si può definire in un certo qual modo come il simbolo di questo incredibile crocevia culturale che noi troviamo sul posto, che noi troviamo appunto in tutta l'isola. Sia linguistico ovviamente che commerciale. Dal momento della sua fondazione la città ha visto, diciamo, una sorta di disavventure, molte catastrofi naturali, molte calamità naturali si sono abbattute sulla capitale, però è stata quasi come una fenice che risorge dalle sue ceneri, nel senso che nonostante tutte queste disavventure, come possiamo vedere, continua a mantenere questo aspetto che è veramente qualcosa di straordinario. Ovviamente la capitale è molto diversa dall'immaginario che si ha dell'isola in generale. Ovviamente qui possiamo conoscere un po' più da vicino quello che è sia la varietà culturale dell'isola, sia quella che è il suo passato coloniale. Infatti sono molti i monumenti dell'epoca coloniale, come per esempio questo che è il Fort di Adelaide, di costruzione britannica, però con stile arabo. Questa costruzione è molto suggestiva, molto significativa. Si consiglia una visita perché, come sempre, dal punto in cui nasce questa struttura è possibile ammirare dall'alto l'intera città. Andiamo avanti, ovviamente anche quelli che sono i siti religiosi vale la pena visitare proprio per conoscere un po' più da vicino i popoli che abitano l'isola, e abbiamo la Jumma Mosque, che è molto carina, molto caratteristica, che è la moschea più importante dell'intero arcipelago, dell'intera Repubblica Mauriziana. Proseguiamo e troviamo un monumento, la cattedrale di San Luis, che è di, diciamo, rappresenta quella che è la religione cristiana. Anche questa è stata vittima di molte calamità naturali, è stata ricostruita più volte e quindi ancora oggi mantiene quello che è il suo fascino. Continuiamo e diciamo che un giro nella capitale, infatti quello che consiglio è comunque durante una vacanza in quest'isola a Mauritius di dedicare anche una mezza giornata a quello che è il giro della capitale, quindi a quella che è la visita della capitale di Port Louis, perché è abbastanza affascinante, ripetiamo, sia per conoscere il passato coloniale ma anche e soprattutto per avvicinarci alla cultura, per conoscere anche i sapori della cucina creola o della cucina indiana. È bello anche fare un giro in questo che vedete in foto, che è il Bazar di Port Louis, un bazar dove, oltre ad avere un'esposizione ortofrutticola veramente bellissima, c'è anche la possibilità di conoscere, di sentire tutti gli aromi delle diverse spezie, quindi del curry, del coriandolo, e di conoscere, di assaggiare tutte le varietà di tè che si producono sull'isola. Altro giro che consiglio è una sosta nel quartiere cinese di Chinatown, ricco di ristorantini e di negozi, ma quello che vi consiglio è di non lasciare l'isola senza aver assaggiato questi qui, che sono i lychees da gustare. Il consiglio è quello di gustarli accompagnati da un buon rum.
mushroom, sono dei frutti derivati dall'albero di ciliegio cinese, molto gustosi. Continuiamo, andiamo a vedere quelle che sono le esperienze da non perdere sull'isola, perché abbiamo detto che sì, l'immagine che abbiamo, abbiamo su molti desktop dei nostri computer è appunto quello di acque meravigliose, di sabbia bellissima, ma come vedremo non è solo questo. Quindi se siete sull'isola, un consiglio che diamo è quello di raggiungere il Casella Park. Ecco qui, ovviamente già la cornice naturale che abbraccia questo parco nazionale, questo parco tematico in un certo qual modo, già è una delle buone ragioni, delle ottime ragioni per poter fare una sosta al Casella National Park. Si può girare, si può scegliere di girare il parco in quad, come possiamo vedere, in quad o in jeep, come si preferisce, o a piedi. Già dal primo momento vediamo che si avvicinano tutte queste specie di animali, quindi le giraffe, le zebre, gli struzzi. È possibile vedere una fauna, ma anche, come possiamo vedere, una flora bellissima, diciamo, camminare proprio all'interno di quella che è la foresta pluviale. Altra cosa bella che consiglio è la zip line, che è questa, appunto per vedere questa vegetazione, questa fitta vegetazione da un altro punto di vista, in maniera, ovviamente, come si evince dalla foto, molto più adrenalinica, a 100 metri di altezza, quindi veramente un'esperienza bellissima. Ma il Casella National Park non è solo questo, perché ovviamente si possono incontrare, come vedete dalla foto, queste tartarughe gigantesche. E un'altra esperienza che consiglio è una passeggiata di 15 minuti muniti di bastone accanto a questi felini, quindi accanto ai leoni. Molto bello e molto caratteristico. Un altro parco che si trova abbastanza vicino al Casella National Park è questo, il Black Liver Gorge. Questo è tutto ciò che rimane di quella che è la foresta pluviale che un tempo, lo ricordiamo, ricopriva l'intera isola. È abbastanza bello e suggestivo, non abbastanza, è molto bello e suggestivo, diciamo, fare un bellissimo trekking o una bella passeggiata in questa, diciamo, nel bel mezzo di questa vegetazione. E diciamo che lo scenario scenario è abbastanza particolare, come si può vedere dalle foto, è molto suggestivo, la natura regala questi colori veramente belli. E si passa, come dicevo, dalle cascate di Alexandra, come potete vedere da questa foto, a gole profonde, ecco qui le cascate di Alexandra ancora, a gole profonde, dove è possibile, oltre che avvistare quelli che sono i rapaci della zona, anche vedere queste piante, questi alberi centenari come l'albero dell'ebano o l'albero del dodo. Proseguiamo e quello che consiglio appunto di raggiungere questo, che è il Piton River Noir, il punto panoramico più bello dell'intero Black River Gorge, da cui è possibile godere appunto di questa vista spettacolare, quindi, come ha fatto la scimmietta in foto, andare a fare anche uno scatto, cioè andare a scattare anche qualche foto bellissima. Continuiamo e arriviamo a un altro parco che gode, vanta di una fama mondiale, che è il Parco Charamel. Il Parco Charamel è forse uno dei parchi più belli dell'intera isola di Mauritius, ha all'interno delle attrazioni veramente belle, tra le quali appunto ricordiamo in primis, ecco qui, la Terra dei Sette Colori. Praticamente si tratta, come potete vedere dalle foto, di dune deserte, di deserto, dove grazie a un fenomeno geologico si sono mischiate queste terre di sette colori diversi, quindi abbiamo il giallo, il porpora, il viola, il rosso, che si sono mischiate e hanno formato questa stratificazione naturale di colori, quindi molto bello, cioè spettacolare veramente. Anche qui si possono fare delle storie Instagram bellissime, si possono scattare delle foto, come ha fatto la signorina, molto molto belle. Continuiamo sempre all'interno del Parco Charamel. È possibile vedere anche le Charamel Waterfall, le cascate Charamel. Anche queste sono molto maestose, hanno un salto, lo ricordiamo, di 100 metri, e se si raggiunge, diciamo, la zona bassa delle cascate, si può tranquillamente fare un bagno.
si può rinfrescarsi, fare un bagno e vedere quella che è la fauna e la flora anche in questa zona. Andiamo avanti e altra attrazione del Parco Charamel è la foresta d'Ebano. Anche questa è un'esperienza veramente suggestiva, veramente adrenalinica. Si passa appunto per questa foresta dell'Ebano che rappresenta tutta una serie di sentieri che si susseguono, quindi tutti questi scorci panoramici, naturalistici, dove è possibile appunto vedere questa fauna, questa flora. Ci sono vari percorsi, quello più bello è senza ombra di dubbio il Sublime View, dal quale si raggiunge questo che è il Point View, dove abbiamo questo panorama, cioè questa sorta di punto panoramico che è bellissimo. Io non so se si riesce a vedere bene dalle foto, praticamente ci sono questi colori contrastanti, i colori dell'acqua che vanno a contrastare in maniera brusca, come si può vedere, brusca però nel senso positivo, con quelli che sono i colori del verde, i colori della vegetazione di questa foresta pluviale, quindi molto molto bello. Molto significativo. Esatto, Vincenzo, da vedere almeno una volta nella vita, sono completamente d'accordo. Altra escursione che vale la pena, assolutamente, è qui, all'Isola dei Cervi. Questa si raggiunge tranquillamente, quest'isolotto, con delle imbarcazioni dai porti orientali dell'isola di Mauritius. Ha questo nome perché durante l'epoca coloniale i portoghesi portavano appunto i cervi in questa zona per le loro operazioni di caccia. Oggi non si hanno più cervi su quest'isola, ovviamente vale la pena un'escursione proprio per le caratteristiche che possiamo vedere dalla foto, quindi acque meravigliose con questa spiaggia bianca da un bianco accecante, e poi è un paradiso, da considerarsi un paradiso soprattutto per gli amanti del golf, perché c'è questa è ancora la spiaggia. Ah, non c'è la foto, comunque c'è un campo da golf bellissimo, enorme, quindi è una bella esperienza per gli amanti di questo sport, allenarsi o sfidare gli amici, ovviamente circondati da questo oceano indiano, da questo paesaggio straordinario. Continuiamo e arriviamo a un altro punto di interesse, che è appunto le cascate di Tamarin. Queste sono le cascate più maestose dell'intera isola, hanno un salto di 300 metri, quindi vale anche in questo caso la pena fare una sosta. Continuiamo e arriviamo ad un altro punto di particolare interesse, che è appunto la zona del Le Morne. La zona delle Morne è molto bellina, molto suggestiva, perché diciamo che si può trascorrere una giornata e dedicare per esempio la mattina a godersi questo bellissimo mare, questa bellissima spiaggia. Questa zona è molto famosa soprattutto per la presenza di spiagge desertiche, quindi è bello diciamo godersi questo mare, staccare completamente la spina dalla civiltà. Però ad abbracciare questa spiaggia abbiamo questo monte che vedete appunto in foto, che è appunto Le Morne Brabant. Quindi il consiglio che io do è quello appunto di dedicare il pomeriggio alla visita di questo monte, che si può raggiungere, come possiamo vedere, sia dalla spiaggia, ecco, sia dalla strada. Il monte occupa la sommità del monte occupa una superficie di 12 ettari, quindi è veramente molto 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 grande. Per fare un'escursione occorrono più o meno due orette di scalata per raggiungere questo che è il Soot View. Questo è già uno dei punti panoramici che parla da sé in un certo qual modo, molto bello. Però per raggiungere proprio l'estrema cima di questo monte occorrerebbe un'altra oretta di scalata, però l'accesso è consentito solo a chi sa scalare e soprattutto a chi è munito di corda. Però diciamo che già dal Soot View il panorama lascia senza parole, quindi già vale la pena scalare fino a questo punto. Continuiamo e arriviamo a quelle che sono diciamo le zone, altri punti di interesse soprattutto dal punto di vista di quelle che sono le spiagge, e quindi cominciamo dalla zona, quindi dal nord, dalla zona di Grand Bay. Grand Bay è proprio un villaggio di pescatori famoso perché la sua baia presenta, come si può vedere dalle foto, delle spiagge bellissime, come si evince dalla foto. È stata denominata, lo ricordiamo, la Saint-Tropez di Mauritius, dell'isola di Mauritius. È una località che, oltre ad avere queste belle spiagge, come si può vedere in foto, è anche ricca di negozietti, di ristoranti. Qui si sviluppa quella che possiamo definire in un certo qual modo la movida mauriziana serale, quindi la movida, cioè il divertimento serale.
Ok, vale la pena visitare questo che è il Bazar de Grand Bay, perché vi salterà proprio all'occhio, che è un bazar ricco, pieno zeppo di oggetti tipici. Quindi qui potete fare gli acquisti di quelli che sono gli oggetti tipici dell'isola di Mauritius. Andando avanti, sempre nella zona nord, un'altra spiaggia che citiamo e che quindi vale la pena visitare è la Roche Noire. Ovviamente il nome si evince facilmente, si può dedurre tranquillamente perché si chiama Roche Noire. Roche Noire perché appunto è caratterizzata da queste rocce di nero carbone in netto contrasto con i colori delle acque e della sabbia bianchissima. Continuiamo e ci spostiamo nella zona est. Nella zona est dove abbiamo la spiaggia e la zona di Bellemare. Qui abbiamo uno dei fondali più belli dell'intera isola, in particolar modo il tratto di barriera corallina veramente meraviglioso, vedremo qualche foto a breve. E quello che ci tengo a precisare in particolar modo è che qui la formazione delle lagune ha fatto in modo che potessero passare anche le imbarcazioni un po' più piccole. Proprio questo ha sviluppato, diciamo, l'edilizia che ha portato alla costruzione in questa zona di resort veramente stupendi. Infatti quello che vedete in foto è Lux Bellemare, che dopo vedremo un po' più da vicino. Quindi qui è concentrata, diciamo, la maggior parte del turismo mauriziano, cioè la maggior parte dei resort che i turisti scelgono per trascorrere le proprie vacanze. Ecco qui, questo è quello che dicevo a proposito dei fondali marini. C'è veramente una flora acquatica, come si può vedere, bellissima. È una zona molto, diciamo, famosa per le immersioni, per lo snorkeling. Proseguiamo sempre nella zona est, altra spiaggia che vale la pena visitare è questa qui che è il Blue Bay, molto bella come potete vedere. Ci spostiamo a sud dove abbiamo la spiaggia di Belle Ombre. Questa spiaggia, diciamo, rappresenta l'aspetto più lussuoso, più chic dell'isola di Mauritius. Anche qui sorgono dei resort straordinari, dei resort bellissimi, ma non solo, anche ville, appartamenti, dove la caratteristica principale è quella che praticamente hanno la finestra aperta sulla spiaggia, come si può vedere appunto da questa foto. Quindi veramente il lusso ai massimi livelli, lo spettacolo ai massimi livelli. Nella zona sud io consiglio un'altra escursione, che è appunto quello del questa qui, un'escursione al lago sacro di Ganga Talao. È un complesso, è veramente un luogo di culto. L'ingresso è gratuito, c'è solo qualche scimmietta qua e là che chiede qualche offerta, però è veramente un qualcosa di suggestivo. Ogni giorno qui ci sono molti fedeli, ovviamente per quella che è la religione induista, e la particolarità di questo luogo è che la visita va fatta a piedi nudi e non si può introdurre cibo a meno che non sia vegetariano. Oltre ad essere un luogo che esprime, diffonde, come si può vedere, serenità, serenità, armonia. È bello perché qui, a merito a questo luogo, c'è una bella leggenda. Si dice appunto che in passato gli dèi, in un certo qual modo, un attimo solo perché noi, Shiva, ecco, Shiva e sua moglie stavano sorvolando il mondo a bordo di un battello, accompagnati da Dio. In particolar modo, Dio decide di far vedere alla moglie di Shiva i posti più belli del mondo e si fermano sull'isola. Si fermano su quest'isola. Shiva portava con sé sulla testa il fiume Gange, proprio per evitare che si potesse inondare il mondo. Ovviamente, accidentalmente cade un po' d'acqua sull'isola di Mauritius e si va a fermare proprio in questo cratere, perché praticamente è un lago di origine vulcanica sorto su un cratere inattivo, e quindi si dice che ci sia questa leggenda, ed è proprio per questo che questo lago è circondato da diversi templi e diverse statue appunto di Shiva e di sua moglie. Quindi è veramente bella questa esperienza. Ok, andiamo avanti e passiamo alla zona ovest di Mauritius. Qui abbiamo una delle spiagge più grandi, ideale soprattutto per lo snorkeling e per le immersioni, che è la spiaggia di Flik en Flak, una delle spiagge anche più famose di Mauritius. Proseguiamo e arriviamo a Throw Oaks Beach. Anche questa è una spiaggia molto bella. Come potete vedere dalla foto, una delle caratteristiche principali di questa spiaggia è appunto la presenza di queste palme, che offrono zone d'ombra naturali. Appunto, e poi c'è questo fondale basso, ideale quindi anche per, come dicevamo prima, per famiglie con bambini. Andiamo avanti, sempre nella zona di Throw Oaks Beach, si dice che ci siano, come possiamo vedere da questa foto, i tramonti più belli dell'isola.
Come avevamo detto prima, Mauritius è anche meta di resort da sogno, di beachcomber da sogno, di veramente resort, hotel che lasciano senza parole. E oggi voglio farvene vedere. Ovviamente c'è l'imbarazzo della scelta, anche per me è stato difficile selezionare qualche resort, però quello che voglio farvi vedere oggi è in primis il Royal Palm Beachcomber Luxury, così chiamato perché è un 5 stelle luxury, ovviamente è definito come l'indirizzo più prestigioso appunto di Mauritius, si trova nella costa nord-occidentale dell'isola e ovviamente l'unica cosa che c'è da aspettarsi qui è la perfezione assoluta. Perfezione assoluta perché tutto è curato nei minimi dettagli, come possiamo vedere, e sorge direttamente sulla spiaggia, circondata da questa quiete cioè nella quiete, diciamo, della vegetazione tropicale, direttamente su questa spiaggia meravigliosa, come possiamo vedere, e tutto è curato nei minimi dettagli. Ovviamente le aree comuni sono state ristrutturate di recente. Questo beachcomber inoltre propone, ecco, guardate che bello. Propone, ci sono tre piscine, è bellissimo, propone 60 suite ovviamente di diverse tipologie, da notare l'arredo, quindi i dettagli dell'arredo, ci sono tutti questi rifinimenti e tutti questi complementi d'arredo realizzati a mano dagli artigiani mauriziani, quindi molto bello e molto significativo. Tra le diverse tipologie di suite ciò che predomina è la Royal Suite, che è appunto questa. Pensate, questa Royal Suite ha una superficie di 260 metri quadri, quindi molto più di una appartamento. Ah, ovviamente tutte le suite, tutte e 60 suite sono fronte oceano, quindi affacciano sull'oceano, però la Royal Suite è un qualcosa in più perché ha questa piscina privata direttamente in camera con questa zona solarium e l'accesso diretto sulla spiaggia, come si può vedere. Ovviamente anche oltre a, diciamo, le camere, le suite, anche la ristorazione è il punto di forza, perché c'è appunto si tratta di una cucina pluripremiata con tre ristoranti, tutti sotto diciamo l'organizzazione dello chef francese Christian Nie appunto, e tutti e tre i ristoranti appunto sono sinonimo di perfezione, propongono sia diciamo piatti internazionali, sia piatti della cucina italiana, ma anche piatti tipici dell'isola, quindi dell'isola di Mauritius. Queste sono le aree comuni molto belle. Ecco, questo è uno dei ristorantini proprio sulla spiaggia, aperto solo di sera, molto bello, molto suggestivo, quindi un resort ideale soprattutto per le coppie che scelgono di vivere il loro viaggio di nozze da sogno in quest'isola. E poi abbiamo la Faraonica Spa con 18 aree trattamenti. Ha ben 18 aree trattamenti. Ricordiamo inoltre che c'è anche all'interno del resort una pista di atterraggio per gli elicotteri che effettuano il collegamento diretto dall'aeroporto, quindi un altro servizio offerto agli ospiti, ma poi anche adatto ai bambini perché c'è il T-Kids, quindi una sorta di mini club adatto ai bambini, per i bambini dai 3 agli 11 anni, c'è il servizio di babysitter direttamente in camera, in generale la sera c'è questa animazione soft che non invade la privacy degli ospiti, comunque è un luogo veramente da sogno, veramente da favola. Ecco qui, queste sono ancora le aree comuni, molto bello. Questo qui invece sorge nella zona di Bellamar ed è appunto il Lux Bellamar, anche questa una catena alberghiera, sono diverse catene Lux sull'isola di Mauritius, ho selezionato questo proprio perché nasce su una delle spiagge che già abbiamo visto prima più belle dell'intera isola di Mauritius. Lo stile architettonico che è stato scelto per questa struttura è veramente molto particolare, molto suggestivo, come si può vedere, e le camere, come vedete da questa foto, sono fatte con queste, diciamo, questi tappeti tipici mauriziani. Ovviamente non servono parole, cioè non occorrono parole per descrivere la bellezza di questo posto. Ecco, queste sono le camere, come vi dicevo prima. Anche qui abbiamo diverse tipologie di camere. Abbiamo anche le camere adatte alle famiglie, le camere con due camere da letto, le ocean view, cioè ci sono veramente diverse tipologie di camere a seconda di quelle che sono le esigenze del cliente. Quello che predomina qui è questa immensa piscina di 2000 metri quadrati con questa sorta di canale all'interno per poter prendere il sole, quindi molto bello. Ecco, questo è l'interno delle camere, quindi c'è una vasca idromassaggio dall'interno e una piscina nella zona privata, una piscina privata.
E questa è la spa a cielo aperto, dove i trattamenti, diciamo, si fanno a cielo aperto. Ecco, questa è la spa, molto bello. Allora, anche per quanto riguarda Mauritius, diciamo, abbiamo fatto un bel viaggio. Mauritius è una meta veramente bellissima, come avete avuto modo di vedere. Spero che vi sia piaciuto condividere con me questo viaggio virtuale. E nulla, per il momento vi saluto e vi ricordo che qualsiasi richiesta voi abbiate in merito a qualche destinazione, come è successo nel caso di Mauritius, noi l'accogliamo con immenso piacere. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo nella prossima diretta, che è venerdì. Buona giornata a tutti!